5 punti nelle ultime 5 partite, ma Modena sul campo della capolista del record, il miglior Pescara della stagione, la prima partita da grande squadra almeno per 60 minuti. Se si vuole arrivare ai playoff con qualche ambizione, bisogna far sì che partite come quella disputata alla Braglia non siano un'eccezione, ma quasi la normalità. Prima verifica col Siena all'Adriatico, dove i biancazzurri tornano dopo 3 trasferte di fila. Naturalmente l'ingiusto e beffardo KO di Modena non deve lasciare traccia, la rabbia da trasformare in energia positiva. Dru disqualificato, ancora ai margini Memuscei, Delle Monache e Chiarella. Auteri rilancia Ferrari, che ha pienamente smaltito il duro colpo alla costola, retaggio del match di Fermo. In difesa rimane il dubbio Janes Gherardi, ma l'argentino sembra favorito. Ecco il probabile 11, si torna al 4-2-3-1. Sorrentino tre pali, in difesa Zappella, Janes in grosso e Veroli. A metà campo Pompetti e Derisio, sulla tre quarti Clemenza, Pontisso e Rauti. Ferrari, riferimento centrale, Auteri. Incontreremo una squadra che ha buone qualità e che sa palleggiare bene, per cui se non vogliamo fare passare il tempo facendoli palleggiare dobbiamo giocare una partita molto aggressiva, essere corti, compatti ed evitare che questo avvenga. E vincere, perché non è che abbiamo altre alternative, poi le partite diminuiscono. Noi dobbiamo giocare a calcio, ma non è che giochiamo a calcio adesso, giochiamo a calcio da tanto tempo. Ci può dare conforto quello che abbiamo fatto, questo però appartiene al mondo della teoria e delle chiacchiere, il campo è un'altra cosa. Tutto questo che noi pensiamo lo dobbiamo confermare in campo, perché se no le parole se le porta via il vento. Il Siena è la grande delusione del girone B, undicesimo posto, al momento fuori dai playoff, 4 allenatori, Gilardino, Maddaloni, il breve interregno di Paolo Negro, attuale allenatore della Primavera, e Padalino. Un solo punto nelle ultime 3 partite, complessivamente molto male in trasferta, appena 10 punti, peggio hanno fatto Montevarchi con 8 e Fermana con 7, ultima affermazione esterna, il 1 novembre a Gubbio in panchina c'era Maddaloni. Fuori Pezzella, Crescenzi, Terini, Luigi, Kerbace, Caccavallo quest'ultimo per scelta tecnica. Il probabile 11, 3-5-1-1. Lanni tre pali, in difesa Mora, Terzi e Dumbravanu. Una gara con la Primavera del Pescara nel gennaio 2020. Sulle fasce Laverone e Favalli, in cabina di regia il maltese Guillamier. Mezzali, Bianchi e Meli o Cardoselli, Di Santo in posizione più avanzata, alle spalle di Paloschi. Se così fosse, Ardemagni, Fabbro e Guberti partirebbero dalla panchina. Il tecnico Pasquale Padalino. Partiamo da due presupposti diversi. Intanto il Pescara era retrocessa, ok? Il Siena è una ripescata. Ovviamente di fronte a una partita contro un avversario ferito per la sconfitta, a loro dire immeritata, siccome mi aspetto una partenza forte, una squadra che voglia subito dettare un certo tipo di ritmo, l'impatto e la mentalità della squadra che deve scendere in campo deve essere di una squadra che deve provare a vincere al di là dell'avversario. È una squadra buona, ben allenata da un collega come Padalino, che stimo anche tanto. Non semplice comunque. Nelle immagini gli ultimi precedenti all'Adriatico, 22 agosto 2010, prima giornata di Serie B, domina il neopromosso Pescara di Eusebio Di Francesco, tante occasioni, due legni clamorosi colpiti da Mingoni e Sansovini, Toscani in vantaggio con Mastronunzio, pari nel finale del sindaco ispirato dal 17enne al debutto in B Marco Verratti. 13 aprile 2013, Serie A, sembra tutto facile per il Siena di Iachini, subentrato a Cosmi, vantaggio di Angelo. Autorete davvero sfortunata di Zanon nella ripresa, la reazione rabbiosa dell'11 di Cristian Bucchi, segnano Selic e Togni, splendida la punizione del brasiliano, in contropiede però il 2-3 dei toscani, macchiato dall'evidente fuorigioco del portoghese Agra, che ispira la rete del successo firmata da Emegara. Sarà tuttavia retrocessione per entrambe, che si incroceranno di nuovo all'Adriatico per l'ultima volta il 10 maggio 2014, il Pescara
Pescara dell'ex Cosmi si impone di misura, decide Sforzini sugli sviluppi della punizione calciata da Antonino Ragusa, un autentico gollonzo al termine di una mischia furibonda nei pressi del portiere senese Lamanna. Soprattutto due gravi infortuni, quello del giovane Rossetti oggi al Latina e di Gaston Brugman, fino a quel momento per distacco il miglior centrocampista dell'intera Serie B.